Stato Quotidiano in Piazza del Popolo quando ormai sono le 18 di sabato 28 ottobre. È iniziata oggi questa due giorni in compagnia della Gargano Onlus 2000 e delle altre associazioni che adesso il nostro Giovanni ci presenterà. Giovanni Cotugno, che abbiamo qui davanti a noi, e insieme a lui abbiamo anche una gradita ospite, e poi lui ci dirà quali sono le associazioni presenti oggi e quelli che ci saranno domani. Ben trovato a Gianni Cotugno, buonasera. Buonasera a tutti. È andata in scena la gara riserva Corri Manfredonia per l'inclusione, gara regionale di corsa su strada per diversamente abili psichici e fisici, organizzata dalla Gargano 2000 Memorial Enzo Baiardi, già presidente della FISDIR, in collaborazione col Centro Sportivo Italiano. E qui abbiamo presente il presidente del comitato Bari, Serafina Grandolfo, e anche della BAT, la signora Tania. Buonasera, ben trovata signora e benvenuta a Manfredonia. Allora, come si trova, come si è trovata, come è stata l'accoglienza e come è andata la gara quest'oggi? L'accoglienza è stata strepitosa, anche perché non è la prima volta, insomma, che siamo qui a Manfredonia. Con Giovanni Cotugno, responsabile, presidente della Gargano 2000, e anche lo scorso anno abbiamo organizzato, si è organizzata anche la Corri Manfredonia insieme all'ultramaratona che abbiamo tenuto su Biesse. È sempre una bella occasione dove si verificano certe situazioni dove l'inclusione è festa. L'inclusione è festa, adesso lo dimostrano tutti questi ragazzi che oggi hanno partecipato a queste attività, che si sentono trattati in Valle Alea. Si sentono inclusi, lo possiamo dire. Esattamente. Lo possiamo dire. Allora fatemi vedere tutti quanti le medaglie e i trofei. Tirate su le medaglie, tirate su i trofei. Bravi, bravi, grazie, grazie. Giovanni, naturalmente non finisce qua. No, l'appuntamento clou è per domani mattina alle ore 9 con la partenza della gara Corri 14 edizione Corri Manfredonia, dedicata al compianto Pasquale Tomaiolo, già presidente con la Mugave, in cui nasce questa manifestazione che ha visto grandi campioni, tra i quali Santoro, Caimino, Salvaconsole, e domani ci aspettiamo anche diversi atleti di fama mondiale, dei giovanissimi, tra i quali Bombino, Calò, la Filannino, Marocchino, a livello internazionale. Quindi un parterre eccezionale. In più domani sarà anche campionato provinciale FIDAR per la corsa su strada di 10 km. Perfetto, allora ringraziamo Giovanni, grazie alla Presidente, grazie a tutti quanti voi, un saluto a tutti. Ciao.